piano. Oh, sì, no, 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 ma rimani qua. Sì. Ma adesso che siamo soli. Sì. Mio caro Salvo. Sì. Ti volevo solo dire. Ma cosa stanno facendo? No, no! Fermi, no! Ma che succede? No! Ok, allora mi manca il tavolo, ma passate il pavimento. Giada! Le tue cose, le cose della scuola vanno messe in cartella. Sì, scusami mamma, però adesso sto guardando un video troppo bello. Un video troppo bello, sì. No, mamma, 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 devi venire immediatamente. Guarda, guarda cosa ha fatto Salvo nel loro giardino. Giada, non i piedi sul divano, mettiti seduta. Ma che stai dicendo? Cosa hanno fatto Salvo e Giorgia nel loro giardino? Bellissimo! Hanno allestito per Halloween! Sì! Wow, lo zucca gigante! Il pettinone della strega! Ma che casa! Mamma, mamma, io voglio andare a casa loro! Dai, per favore, per favore, per favore! Allora, Giada, come ti ho già detto milioni di volte, non ci si può invitare a casa della gente così, senza invito! Dai, per favore! Uffa, uffa, uffa! Non mi accontenti mai! Continuo a guardare i video! Sono un po' stanco. Giada, 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 amore, sveglia, sveglia. Ti devo dare una notizia fantastica. Cosa? Salvo e Giorgia ci hanno invitato alla loro festa di Halloween. Hai visto? Non ci siamo autoinvitate, ma ci hanno invitato loro. Sì, sì, dai, andiamo subito, andiamo subito. Allora, prepariamo la valigia perché è proprio questa sera la festa di Halloween, quindi ci dobbiamo sbrigare, dai, dai. Ci vestiremo mostruosamente! Dai, dai, dai! Giada, siamo arrivati, che bello! Guarda, è tutto vestito da Halloween! Sì, andiamo a bussare, dai, bussa sì, tu, sì, bussa dai, tu! Dai, dai. Allora... Eh? Oh, ma siete già arrivati? Sì, che bello! Volevamo vedere la vostra casa di Halloween! Nadia, tutto bene? Benissimo, dai, entriamo. Che bello vederti. Ma Giada, siamo vestite uguali da bambine. Andiamo a giocare sul divano. No, che? Ma sei Gomez? Sì. E io sono Cinzia, ma guarda che cazzo. Sì, sei carina anche tu, Cinzia. Okay. Ma mi hanno detto che hai la macchina del caffè nuova. Sì. Dai, andiamo a provarla. Ok. Sì, Cinzia, tu intanto prepara la festa. Senti, Nadia, allora, che ti faccio? Un caffè ristretto, un cappuccino? Wow! Bella, sì. Mi hanno detto che fai il cappuccino più buono della Toscana. È così? Sì, noi possiamo provare, facci il cappuccino. Ma vai, sì, lo faccio. Proviamo questo cappuccino. Ok, allora vado. Nadia, però, se vuoi te lo porto di là, accomodati sul divano o sulle sedie, te lo porto io. Ti aspetto di là, l'importante è la schiuma, mi raccomando. Sì, ma faccio la schiuma, sì, sì. Aspettami di là. E che c'ha questa mattina? Guardate che cappuccino. Nadia, è pronto? Ma Giada, la sua mamma è molto strana. Hai ragione, Giorgia. Forse è meglio che la spiamo. Sì, è vero, bella idea. Andiamo. Ok, li spiamo da qua. Dai, bello questo vestito. Grazie, hai visto? Sono proprio accoppiata perfettamente con Salvo. Sì, è vero. Beh, comunque la casa è veramente carina. Non vedo l'ora
che arrivi salvo. Tu non hai niente da fare intanto? Ma no, comunque c'è tempo di questa sera, no? Sì, no, ma dico, non hai preparato ancora niente. Cioè, io se fossi in te mi sbrigherei, mancano solo 5 ore alla festa, dai, vai, vai. Bene, vado, effettivamente. Ok, dai, lascia da mettere a posto. Salvo! Nadia, ti ho preparato il cappuccino che volevi. Guarda com'è venuto. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Va bene? Sì, va benissimo. E non l'hai neanche assaggiato? Sì, non... L'odore è fantastico. Comunque, senti, Salvatore. Sì? Mi hanno parlato di tutto il tuo allestimento. Allestimento? Qual è allestimento? Come quale? Che stupidino! Ma il tuo allestimento di Halloween. Ah, ok, ti piace? Bellissimo, però vorrei saperne di più, vorrei vedere di più. So che fuori è tutto allestito perfettamente. Dai, andiamo a vedere. Ok, andiamo, okay. Va bene. Il cappuccino lo prendo dopo. Ciao, dai, hai visto che sta facendo tua mamma? Sì! Se continuano così, tua mamma ci cascerà via di casa. Sì, è vero. E poi io e te non potremo più giocare. Dobbiamo fare qualcosa. Ragazze, che succede? No, niente. Non me la raccontano giusta queste due. Vabbè, devo continuare ad allestire la casa per la festa di stasera. Dai, forza, vediamo questo allestimento. Ok, vieni con me. Non vedo l'ora. Ok, vieni, Nadia. Ci avete già aperto! Siamo già arrivati! Bravi! Siete già arrivati anche voi, che bello! Vabbè, ma io e Salvuccio stavamo andando a guardare fuori tutto l'allestimento. Dai, dai, andiamo, okay. Sì. Io voglio giocare! Ma veniamo anche noi a vedere l'allestimento! Esatto. Perfetto, allora venite anche voi, venite. Ehi, venite. Venite anche voi. Oh, che bello, veniamo anche noi. Dai, Laura. Andiamo. Ciao, Auri. Ciao, ragazze. Adesso dobbiamo subito andare a spiare mia mamma e il mio babbo. Dai, andiamo. Sì, arrivo. Il pezzo forte è il pentolone. Wow. Ma che meraviglia. Col fumo. Ma che fumo hai qui in casa? È magnifico. Non è in casa, siamo fuori. Siamo fuori, sì. Vai, guarda che panorama. Ma chissà qui che tramonti. Allora, vieni che ti faccio vedere la zucca. C'è una zucca molto grossa e di là. Hai una zucca grossa. Ma quella voglio vederla anch'io. Eccoli là. Andiamoci a nascondere dietro il cespuglio. Ottima idea, andiamo. Vieni Nadia, guarda la zucca. Guarda qui. Questo è veramente la parte più bella del giardino. Laura, guarda quel ragno. È grandissimo. Guarda che c'è qua sopra. Finalmente se ne sono andati. E siamo un attimo io e te. Sì. Guarda Mike, il ragno è bellissimo. Hai visto che grande? È davvero gigantesco. Che bello, Laura. Oh, sì, no, ma rimani qua. Sì. Ma adesso che siamo soli, mio caro Salvo, ti volevo solo dire. Che fatica, però. Potrebbero anche darmi una mano, devo fare tutto da sola. Ma dove sono? Vediamo. Ma che cosa sta succedendo? Dobbiamo fare qualcosa! No! No! Fermi, no! Ma che succede? Giada! Ma sei matta a urlare così? Tutto bene? Ma tu sei ancora innamorata di papà? Innamorata di papà? Ma cosa stai dicendo? Certo che sono innamorata. Aspetta un attimo che mi stanno chiamando. Pronta? Ciao, Nadia.
Nadia, come stai? Senti, abbiamo preparato un super allestimento a tema Halloween e siccome abbiamo pensato di fare una festa, ti si voleva chiedere se volevi venire te insieme a Giada e tutta la famiglia a casa nostra. Ma più che volentieri! Sì, che bello! Non vedo l'ora di dirlo a Giada, Giada! Ok, vai, ciao, ciao, ciao! Giada, Giada, non ci potrei credere! Salvo, mi ha appena telefonato e ci ha invitato alla sua festa di Halloween! No, no, non voglio più andare da Salvo anche qua da noi, a Milano è bello fare Halloween, no? Ma scusa, mi hai appena detto che ero una madre orribile, che non ti accontento mai e ora non vuoi più andare da Salvo! No, no, mettete un like se siete d'accordo con me di non andare più. Vabbè, allora quindi gli devo dire... Ma io non lo so, risultiamo anche maleducate. Ci hanno invitato a una festa, gli dico di sì, ora gli dico di no. Vabbè, amicetti, io questa figlia non la capisco. Se la capite voi, bene, sono contenta per voi. E intanto mettete un like e iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. Altrimenti andate anche voi a casa di Salvo a festeggiare Halloween. Io non lo so, andateci voi, visto che non ci andiamo noi. Per un pelo.